Signore e signori, welcome to the Olimpiadi più pese della storia recente. Tra coronavirus, assenza di pubblico, malcontento generale della nazione ospitante, sponsor che si ritirano e terrore di essere beccati positivi entrando in una spirale che, manco il castello di Kafka, è già tanto, fidatevi, se questi giochi ce li portiamo a casa. E quindi, per dare valore e risalto a una manifestazione nata sotto una cattiva stella, rimandata di un anno per magnifiche sorti e progressive, ma la cattiva stella mica se n'è andata. Nel nostro piccolo dobbiamo fare di tutto per tenere accesa la fiamma e seguire le gare nonostante il fuso. Da buon mezzofondiere ho qui per voi una guida rapida con orario, iscritti, azzurri e aspettative per l'atletica leggera ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. È un video di servizio, purtroppo non potrò entrare nel dettaglio di cose che mi hanno preso ore nelle live delle scorse settimane, ma se volete farvi un'idea sul cosa, come, quando o anche solo rinfrescarvi la memoria, beh, siete nel posto giusto. Cominciamo. Il video sarà diviso per settori e per ogni settore seguirò l'ordine delle finali. Ovviamente la gara che tutti aspettano sono i 100 metri. Non dovremo aspettare molto. Le donne avranno le batterie venerdì 30 luglio e la finale il sabato 31, alle ore 14.50 italiane. Nonostante i 34 anni, la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce è la principale indiziata per la vittoria. Quest'anno ha realizzato il secondo miglior tempo di sempre sulla disciplina, 10.63. Non ci sarà la principale avversaria Sha'Carri Richardson, americana, tagliata fuori per una positività alla marijuana. L'Italia schiera la giovane Vittoria Fontana e l'esperta Anna Bongiorno, tornata in auge a recenti campionati italiani. Quella che vedete tra parentesi è la migliore prestazione stagionale delle atlete. A un giorno di distanza i 100 metri uomini che includono un turno preliminare con gli atleti delle nazioni minori. E poi batterie, semifinali e finale, domenica 1 agosto alle 14.50. Qui il favorito è lo statunitense Brumell. A dire il vero non mi stupirei se il podio fosse tutto americano. Sembra passata una vita, ma il campione olimpico in carica è ancora Usain Bolt, che metterà fine all'era del fulmine giamaicano. Le frecce azzurre sono Marcel Jacobs, 9.95, nuovo record italiano lo scorso maggio a Savona, e un Filippo Torto ancora appannato, 10.17 quest'anno. Per il primo ci sono concrete possibilità di finale, e forse un po' di più. I 100 ostacoli donne cominciano sabato 31 per culminare lunedì 2 alle ore 4.50 italiane. Preparatevi perché purtroppo ci saranno tante finali ad orari improponibili. Credo perché in questo modo almeno li guarderanno la sera in America. La portoricana Jasmine Camacho Quinn è la più forte dell'anno, seguita dalle solite statunitensi. La finale sembra veramente Mission Impossible per le italiane, con Luminoso Boiolo che comunque è sempre lì a pochi passi dal record nazionale ed un'Elisa Di Lazzaro che ha fatto il salto di qualità nell'ultimo periodo. Sempre ostacoli sul giro di pista e ancora una volta una finale che purtroppo sarà nella prima mattinata italiana. È sicuramente una delle discipline dal livello di partecipazione più alto, con due record del mondo caduti a poche settimane dalle Olimpiadi. Al maschile a capitalizzare è stato Carsten Warholm, Norvegia, 46.70, il record resisteva dal 1992. Con Benjamin, Samba, Dos Santos sarà una sfida coi fiocchi. Peccato che il nostro Alessandro Sibilio si sia trovato a crescere con questo tenore di avversari. Ma l'età e il talento sono dalla sua parte. Avanti quei 100 metri donne, la finale sempre martedì 3, ma le nostre 14.50. Fraser Pryce, Miller Rubeau, ma soprattutto Gabby Thomas sono i nomi più gettonati. Ancora una volta lo sprint femminile si dimostra velocissimo sulle orme di Flo Jo. Gloria Hooper e Dalia Kaddari rappresenteranno l'Italia. Quest'ultima ha fatto un miglioramento impressionante, attualmente terza in Europa e campionessa continentale Under 23. È lì lì per la finale. Li aveva annunciati ed eccoli, 400 ostacoli donne seguono a ruota la gara maschile. Il record del mondo qui è di Sydney McLaughlin, realizzato ai trials americani nella sua sfida eterna contro la connazionale Muhammad. Loro due e l'olandese Boll probabilmente monopolizzeranno il podio. Anche se sulla carta sono meno forti, questa è la prima gara nella quale portiamo il massimo di tre azzurre, marchiando Pedroso e Olivieri. I 200 metri uomini saranno incredibilmente interessanti. Da una parte abbiamo Lyles che si sta ritrovando e anche se di pochi centesimi in testa alle classifiche mondiali dell'anno. Dall'altra un giovanissimo 17enne capace di correre ancora più forte di Bolt a quell'età, 19.84. Sto parlando di Arion Knighton, probabilmente la star della velocità mondiale dell'immediato futuro. Fausto Resalù e Antonio Infantino difenderanno i colori azzurri. Soprattutto il primo può fare molto meglio di quanto il tempo stagionale lascia intendere.
Una grande sorpresa della gara dei 110 ostacoli uomini che culminerà giovedì 5 alle 4.35 italiane con la finale è l'assenza del giamaicano campione uscente McLeod, che ha fallito clamorosamente i trials della sua nazione. Cosa che non è successa allo statunitense Grant Holloway, 12.81 a un centesimo dal record del mondo. Chi il record l'ha fatto, italiano, è Paolo Dalmolin, grazie al quale ha staccato il biglietto per Tokyo insieme al compagno di squadra Hassan Fofana. I 400 metri uomini vedono l'incognita Van Niekerk, campione uscente sì col record del mondo, ma funestato da anni di infortuni. In questa fase di ricambio generazionale adesso in testa alle gradatorie c'è l'americano Randolph Ross, 43.85. E a proposito di giovani, è la prima Olimpiade di Edoardo Scotti, che farà tesoro della sana rivalità con Davide Re, anche lui in cerca delle migliori sensazioni del 2019, per poter avanzare il più possibile attraverso i turni di qualificazione. E a chiudere il programma della velocità olimpica è venerdì 6 giugno i 400 metri donne. Qui pesa tantissimo, come tra l'altro sui 100 metri Coleman, l'assenza della campionessa mondiale Salva Ed Nasser per violazione delle norme antidoping. E siccome anche la fortissima nigeriana Mbom è stata tenuta fuori per via dei livelli di testosterone troppo alto, ci sta che la campionessa uscente Shaunae Miller-Uibo confermi il suo titolo. Quando le distanze si allungano il gioco si fa duro e quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Sto parlando del mezzo fondo. Le prime medaglie olimpiche dell'atletica arrivano proprio da qui. Venerdì 30, 10.000 metri maschili. Una finale diretta che vedrà il fior fiore delle forze in campo, forse ancor più dei 5.000 metri della maratona. Il detentore del record del mondo Joshua Cheptegei non è ancora tornato ai fasti degli scorsi anni e deve guardarsi alle spalle soprattutto dal giovane compagno di squadra Jacob Kiplimo, che guida le liste stagionali. Chi deve confermare il posto nei primi 8 degli scorsi mondiali di Doha è il nostro Yeman Crippa, che intanto ha riscritto un sacco di record italiani sulle orme del mitico Totò Antivo. Next, i 3.000 siepi uomini, una gara molto incerta in cui il marocchino Sofiane El Bakkali sfiderà una agguerrita truppa etiope capitanata da Girma e da Vale. Scopriremo com'è andata lunedì 2 agosto alle 14.15 italiane. Questa è una delle gare in cui gli azzurri sono messi meglio sulla carta. Grandi progressi sia da parte di Ahmed Abdelwahed che i decimelli zogrammi. Scesi sotto gli 8 minuti e 20 secondi, si giocheranno un posto nei primi 8. Un'altra italiana dagli incredibili miglioramenti e grandissime speranze, Nadia Battocletti, impegnata nei 5.000 metri donne, a partire dalle qualificazioni venerdì 30 luglio. Con quello che ha fatto vedere quest'anno, nulla le è precluso, anche se dovrà sfidare i mostri sacri come l'etiope Tsegay o Sifan Hassan, che gareggerà addirittura su tre distanze, i 5.000, i 10.000 e i 1.500 metri. Ma qui sarà più fresca. Finale lunedì 2. Gli 800 metri donne si sono ripresi dalla rivoluzione del testosterone e l'assenza quindi di Beth e Semenya. Tra i tanti talenti che sono saltati fuori ultimamente, l'americana Athing Mu, 1.56.07 quest'anno. Ma le atlete sotto l'1.57 sono veramente tante, anche se non tutte iscritte a questa gara. L'occasione d'oro per avvicinare la barriera dei 2 minuti ce l'ha Elena Bellò, che ha visto premiata la sua costanza con una convocazione olimpica. Tra batterie, semifinali e finali si comincia venerdì 30 per finire martedì 3. L'incertezza la fa da padrone anche nei 3.000 siepi femminili, dove però la nazione favorita è il Kenya. Personalmente terrei d'occhio Beatrice Chepkoech e l'americana Coburn, nella finale scoppiettante di mercoledì 4 agosto. Stesso giorno del gran finale degli 800 metri uomini, gara orfana di David Rudisce e del campione uscente Brazer, ma che ha ritrovato al momento giusto Nigel Amos, vincente alla Diamond League di Monaco in 1.42.91. In caso di gara anche solo un po' tattica non avremo Adam Schott, ma c'è Amel Tuka. Un altro campione olimpico in carica che non sarà qua a confermare il suo titolo sui 5.000 metri uomini è Mo Farah. Oltre a molti reduci dei 10.000 metri, chi vedremo qua sarà soprattutto Jakob Ingebrigtsen, che ha proseguito il suo straordinario percorso di crescita arrivando fino a 12.48.45, record europeo e miglior tempo dell'anno. Vedremo se dopo un sacco di tempo a vincere questa disciplina sarà, per una volta, un atleta caucasico. Ritroviamo anche Yeman Crippa, che in caso fallisse l'impresa dei 10.000 metri qua avrà modo di rifarsi. Se siete appassionati di atletica avrete sicuramente apprezzato la grinta di Federica Del Buono, ma soprattutto di Gaia Sabatini. Sono queste le due italiane che parteciperanno alla gara dei 1.500 metri donne, sfidando le grandi Kipegon, la stacanovista San e l'etiope Tsegay, tutte vicinissime al record del mondo. Il sogno è di poter lottare con loro venerdì 6, in occasione della finale.
Si era cominciato coi 10.000 uomini, si finisce coi 10.000 donne. Distanza in cui Hassan e Ghidey hanno lottato a colpi di record mondiale. E la barriera dei 29 minuti ormai è veramente vicina. Lo stesso giorno, sabato 7, in cui tireremo le somme dei 1.500 metri uomini. È un peccato che l'Italia sia sottorappresentata in questo settore. Il migliore in campo degli ultimi anni, il keniano Cheruiyot, sorprendentemente ha accannato i trials della sua nazione. La prima gara persa in anni ed anni. Ma fortunatamente è stato ripescato dalla sua federazione, quindi sarà al via sfidando Ingebrigtsen e lo spagnolo Katir. Delle 48 tantissime discipline che compongono l'atletica, non siamo nemmeno a metà del nostro viaggio. Adesso tocca ai salti. Apriamo le danze con l'alto maschile. Ai piani alti regna la scuola dell'Est Europa con Maxim Nidaskau ed Ilya Ivaniuk. Jimbo Tamberi non è lontano e ha già fatto 2.35 indoor quest'anno. Insomma, non c'è certezza assoluta, ma se azzecca la gara giusta, domenica 1 potrebbe essere podio. Continua ad essere molto lontano dalla sua forma migliore Stefano Sottile. Speriamo bene. Subito dopo il triplo donne, una gara che con quel fenomeno di Yuli Marrocas non sembra davvero essere in discussione e potrebbe scapparci il record del mondo. L'azzurra Daria Derkac arriva forte di un personale e una qualificazione agguantata all'ultimo momento con la vittoria ai campionati italiani. Il livello dell'avversaria è molto alto, ma lo è anche quello delle sue motivazioni. Nel lungo uomini è stato un po' inatteso l'8.60 del greco Tentoglu, che parte così in testa alle classifiche mondiali dell'anno. A insidiarlo potrebbero essere il fenomeno Juvagan Harrison, americano fortissimo anche nel salto in alto, o il campione mondiale in carica il giamaicano Gale. Il nostro Filippo Randazzo, pur fermo ad 8.05, ha dalla sua una grande regolarità. Non è impossibile accedere alla finale. Lunedì 2 luglio, purtroppo alle 3.20 italiane. Le donne vanno in pedana il giorno successivo. Ancora brucia l'assenza di Larissa Iapechino per infortunio. Certo, non per la mancata vittoria, ma perché poteva fare tanta esperienza. Sono infatti in 6 le atlete già salite sopra i 7 metri quest'anno, in testa la nigeriana Brume. E appena sotto c'è la campionessa del mondo Malaika Mihambo. Tutti i prodromi per una gara appassionante e dalla tanta incertezza. Trovate un avversario per Armand Mondo Duplantis. Il talentino dell'asta è cresciuto e diventato dominatore assoluto della sua disciplina. Ad impensierirlo ci pensa ogni tanto il vecchio Renault Lavieni, ma sia Kendricks che Lisek ultimamente sono un po' sottotono. Situazione molto particolare per Claudio Stecchi. Operato a inizio anno, ha fatto soltanto un test di gara a 5.40 poche settimane dalle Olimpiadi. Molte incognite sulla sua condizione. Ne sapremo di più sabato 31 e sperabilmente giovedì 3 con la finale. Ma sfortuna di Christian Taylor, un grave infortunio gli impedisce di essere qua a difendere l'ennesimo titolo nel salto triplo. E allora il principale indiziato è il portoghese Pedro Pablo Picciardo. Tantissima Italia, ci confermiamo molto forti in questa disciplina. Iemece ha vinto tanto nei college americani e il più giovane Dalla Valle è atterrato addirittura a 17,32 m. Vincente agli europei under 23, quinto atleta al mondo quest'anno. Anche Bocchi ha fatto segnare il personale. Ed è un'altra finale mattiniera, giovedì 5 alle 4. Nell'asta donne si rinnova la sfida tra la statunitense Nasheot e la russa Sidorova, ma non lascere fuori né Sandy Morris né Caterina Stefanidi, rispettivamente campionessa mondiale e olimpica uscente. Roberta Bruni viene dal record italiano ma anche da tante delusioni in Diamond League e quindi c'è bisogno di un riscatto. Premiata dal sistema del World Ranking c'è anche Elisa Molinarolo. Qualificazione finali sempre alle 12.20 di lunedì 2 e giovedì 5. Si chiude sabato 7 con la finale del salto in alto. Una Jaroslava Maucic che ha fatto faville soprattutto in inverno e dall'altra parte una Maria Lasischienne che è salita solo una volta sopra i 2 metri. Sulla carta non dovrebbe esserci storia. Alessa Trost è regolare su misure che sono comunque più basse del picco della sua carriera, mentre Elena Valortigara ha recentemente piazzato un 1.96 che alza di molto le sue quotazioni. Agli antipodi del mezzo fondo, ma è anche vero che gli opposti si attraggono, troviamo i lanci. Pronti via ed è subito il lancio del disco uomini. Lo svedese Daniel Stoll è il dominatore degli scorsi anni, anche se si è visto avvicinare moltissimo dalla novità slovena Christian Tse. Un attacco che avrà modo di respingere sabato 31 alle 13.15. Giovanni Falocci agguanta la qualificazione all'ultimo tuffo piazzando un sontuoso 67.36 a 2 giorni dal termine del periodo valido. L'orario del getto del peso non sorride alle nostre longitudini. Per l'ennesima volta la cinese Gong si ritrova in testa alle graduatorie e
e forse questa è la volta buona che domenica 1 vinca finalmente un oro olimpico. Si sente tantissimo il cambio generazionale nel lancio del disco donne, con una Jarinde Van Klinken pronta a sfidare una ritrovata Sandra Perkovic, oltre che la longilinea pure sopra i 70 metri Valerie Allman e la solida cubana Jaime Perez. Non è stato un anno super per l'azzurra Daisy Usaque, che però potrà scatenarsi nell'evento più importante. Martedì 3 è la resa dei conti del lancio del martello femminile. Ci vorrebbe una vera sorpresa per togliere all'americana Deanna Price l'ipoteca sulla vittoria. Prosegue lenta ma inesorabile la crescita di Sara Fantini. Qualche metro in più e diventano misure veramente importanti. Mercoledì 4 tocca la finale del lancio del martello uomini. Il copione è lo stesso di molte altre gare. Una conferma, rappresentata in questo caso dal polacco Paweł Fajdek. E un atleta in fortissima crescita come l'americano Rudy Winkler. In questo caso punterei più sull'esperienza del primo. Sono in molte a venire a queste Olimpiadi fregiandosi di un record del mondo. Tra questi ovviamente c'è anche Ryan Krauser. Il suo 23-36 con una palla da 7 kg è semplicemente stratosferico e lo pone in un'altra categoria. Ma ciò non toglie che dietro questo strapotere statunitense il nostro terzetto azzurro possa togliersi delle grandi soddisfazioni, intanto avanzando verso la finale. Certo, migliorare qualche centimetro per Sain Fire, Nick Ponzio, ma soprattutto la nostra punta di diamante Leonardo Fabbri non sarebbe male. Ma i veri appassionati per vedere la finale dovranno svegliarsi giovedì 5 alle 4 del mattino. Una polacca, una tedesca e un'americana hanno prenotato il podio del giavellotto. Parlo di Maria Andriesic, Kristin Hussong e Maggie Malone. Questo l'ordine in assenza di sorprese. Ma chissà, se non tirasse fuori la zampata l'eterna Barbora Spotakova, venerdì 6 alle 13.50. Devono succedere chissà quali cataclismi perché perda il giorno successivo il titolo olimpico Johannes Vetter nella gara maschile. Unico tra presenti sopra i 90 metri e secondo atleta della storia. L'atleta perfetto esiste? Sì, e fa le prove multiple. I multiplisti ci terranno occupati nei giorni di 4 e 5 agosto, con il gran finale del decathlon che andrà in scena alle 14.40. Per ora la maggior parte dei protagonisti si è tenuta ben nascosta. L'unico ad aver fatto vedere qualcosa di grande è stato il canadese Damian Warner, che di poco ha fallito l'obiettivo dei 9.000 punti. C'è grande attesa per il francese Maillard e curiosità per il campione mondiale Niklas Kaul. Quella vittoria fu comunque inaspettata. E non sappiamo granché neanche dello stato di forma della campionessa uscente dell'heptathlon Nafissa Tutiam, mentre Katarina Johnson-Thompson non ha dato segnali così positivi. L'atletica diventa sport di squadra quando prendiamo le staffette. Qui le nazioni forti non hanno ancora sprigionato i cavalli, quindi le statistiche stagionali lasciano un po' il tempo che trovano. Fidatevi se dico che nutro un buon presentimento per gli Stati Uniti già dalla 4x400 mista di sabato 31 luglio. Guardate quanti italiani convocati. Ovviamente la formazione verrà scelta all'ultimo momento, ma ciò non toglie che in questa competizione siamo messi molto bene e possiamo puntare alla medaglia. Per il nostro movimento è cosa rara essere al via di ciascuna di queste gare. Godiamoci il momento. E così si passa alla finale della 4x100 donne venerdì 6 alle 15.30, forse l'unica in cui la Giamaica può pensare concretamente di superare le statunitensi, seguita a ruota da quella maschile. Non c'è un quartetto azzurro che non possa sperare in un record italiano sulla pista olimpica. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Intanto abbiamo dimostrato più volte di valere comunque la finale, come qui sui 4x400 donne, sabato 7 alle 14.30, o poco dopo con gli uomini. Non penso ci sia molta differenza, ma potremmo cavarcela meglio nella gara breve. Lasciamo lo stadio per addentrarci nelle ultime discipline che ci sono rimaste, la maratona e la marcia. Le gare si terranno a Sapporo, nel Giappone settentrionale, per sfuggire al caldo afoso di Tokyo. E siccome tanto il pubblico sarà ridotto all'osso, non poteva esserci scelta più giusta. La 20 km di marcia uomini parte giovedì 5 alle 9.30 italiane. Cinesi e giapponesi hanno provato di essere una spanna sopra gli altri, ma l'Italia nella marcia ha una tradizione niente male. Dal canto nostro dobbiamo sperare in una prestazione mostra da parte di Massimo Stano, senza dimenticare Federico Tontodonati e Francesco Fortunato, che sta facendo grandi miglioramenti. Poche ore dopo, e in Italia sarà ancora giovedì sera, andrà a scena la gara più lunga dell'atletica, a 50 km di marcia. Godiamoci questa perla perché c'è il rischio che ce la tolgano, con tutte le medaglie che ha dato all'Italia. Non sarà forse il caso di oggi, con super favorito il giapponese Maruo, ma potrebbe spuntare l'eterno Dini, o l'ancora più eterno Joao Vieira, che per inciso ha 45 anni. Sosteniamo Agrusti, De Luca e Caporaso nella loro fatica. Al femminile abbiamo molte più possibilità. Eleonora Giorgi ed Antonella Palmisano sono animali da medaglia. Insieme a Valentina Trapletti proveranno ad espugnare il fortino cinese capitanato da Jiao Yang. Questo venerdì 6, perché alla mezzanotte del 7 si va di maratona.
Kosgei, Chip Kosgei, Salpeter, questi nomi più blasonati al femminile. Senza Astranio o Dossena, dobbiamo affidarci ai recenti miglioramenti di Giovanna Epis. E chiudiamo con la maratona maschile. Col sogno impossibile di Eliud Kipchoge di vincere come Abebe Bikila e Valdemar Cierpinski due ori olimpici consecutivi. Con una concorrenza spropositata pompata anche dall'evoluzione tecnologica dei materiali. Fortuna che ci siamo anche noi. Con il premio alla carriera di El Fatawi, Yassir Rashik che rischiava di non esserci. E infine Eyob Faniel, detentore del record italiano e principale indiziato per farci sognare. Che bello che sei rimasto qui con me fino all'ultimo. Se anche tu sei un appassionato di atletica e di Olimpiadi, allora potrai seguirle con me. Tutti i giorni a mezzogiorno, a eccezione di venerdì 6 e domenica 8, quando guarderemo la maratona maschile in notturna. Purtroppo non potrò mostrarvi immagini per ragioni di copyright, ma ci sarà tantissimo da parlare, commentare e discutere. Ciao atleti, io sono in mezzo fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.